E nonostante le incognite, le criticità legate alla crisi energetica, all'inflazione, il PIL dell'Emilia-Romagna, parliamo qui di quello relativo al 2022, segna un incremento del 4,1%. Per il 2023 però lo scenario potrebbe essere più complesso, e questa è la sintesi del rapporto elaborato da Regione e Unioncamere. Mariangela Sabarella. In uno scenario nazionale dominato dalle ricadute economiche della crisi energetica e da un basso indice di crescita, l'Emilia-Romagna riesce a mantenere la propria posizione di leadership rispetto alle altre regioni italiane. È quanto emerge dal rapporto 2022 elaborato da Regione e Unioncamere. Parliamo di una crescita del PIL che potrebbe anche superare il 4%, a trainare sicuramente il settore delle costruzioni, tengono i servizi, un po' più in difficoltà l'industria, ma ancora in soglia positiva. Il rapporto delinea anche il profilo delle imprese che meglio hanno risposto alle criticità dell'ultimo anno. Nei settori anche lì si conferma quello che già sapevamo, e quindi la Motor Valley, la Wellness Valley, l'automotive e tutto ciò che in qualche modo conferma che le imprese che sono in grado di fare innovazione, di fare export, di assumere personale debitamente formato sono anche quelle che sono più resilienti, e quindi sono quelle in grado di fornire dei dati brillanti al di là dell'andamento più o meno positivo del singolo settore. A creare qualche preoccupazione in più invece è il 2023. La crescita sarà attorno allo 0,6%, con dati più negativi soprattutto per l'industria. L'industria, che è il settore che forse sta accusando di più il problema dell'energia, dell'aumento dei costi, quello che preoccupa molto è questo effetto valanga dell'aumento dei costi, che arriva a coinvolgere chiaramente fino al consumatore finale. Lo vediamo dal dato dell'inflazione. Novembre Emilia-Romagna più 12,4%, cioè vuol dire che rispetto a un anno fa paghiamo le cose il 12% in più. E intanto...